Quello che sorprende, carissimi, nella parola di Dio è la sua attualità, cioè la parola sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, nella sua essenza, nello spirito che soffia all'interno di lei, che soffia da lei e da cui la parola stessa si origina, si è originato. Ebbene, questa parola sembra scritta proprio per noi, nonostante la distanza di tempo. E così, ad esempio, nella prima lettura di oggi, un brano della lettera di Paolo ai Colossesi, c'è questa messa in guardia dei fedeli dai possibili raggiri che possono venire dal mondo, comunque dagli eretici, cioè da coloro che interpretano male la nostra fede cristiana, in ultima istanza dal demonio, i raggiri che ci fanno smarrire il vero valore della fede cristiana. E sembra proprio di parlare ai cristiani del nostro tempo, perché dice l'Apostolo, dice così: fate attenzione che nessuno vi raggiri e faccia di voi sua preda con la filosofia o con cose ispirate alla tradizione umana. Ecco, sembra di vedere qui da una parte i tradizionalisti, no, che si radicano a tradizioni umane. Naturalmente in alcune cose possono anche avere un barlume di ragione, ma ecco, la tradizione non è considerare la fede cristiana come un museo, ma è un qualcosa di vivo nella Chiesa. La tradizione è tutto ciò che la Chiesa vive e crede. Oppure la filosofia, qui sembra vedere i modernisti, cioè quelli che si adattano alle mode del momento. Ad esempio, nel nostro tempo, no? Tutta questo ecologismo esagerato, tutta questa teoria gender, le mode della cultura dominante. Ci sono tanti cristiani, purtroppo, che si dicono cattolici e poi si fanno incantare, no? Da queste cose. O quelli che rimpiangono il passato, come se 50 anni fa la fede non avesse avuto problemi. Quel tipo di religione in cui, appunto, società civile, trono e altare andavano insieme come se era tutto rosa e fiori. E invece qual è il cuore della nostra fede cristiana? È la persona di Gesù. Scandaloso a dirsi, vedete cosa dice? È in Cristo che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. Quindi nel corpo fisico di Gesù, nella persona di Gesù di Nazaret, è presente il Verbo incarnato ed è il rapporto con Gesù di Nazaret che ci fa cristiani. Certo, noi abbiamo anche delle tradizioni. Certo, noi dobbiamo dialogare anche con la cultura del nostro tempo, per carità, ma non è quello che caratterizza la fede cristiana. Quello che caratterizza la fede cristiana è il rapporto con Lui, è il mistero dell'incarnazione che si prolunga nella vita della Chiesa, si prolunga nei sacramenti. E anche qui, vedete, è lo stesso scandalo o meraviglia che si poteva avere nel pensare che Dio si fosse fatto uomo, no? Per gli ebrei questo era qualcosa di impensabile, cioè, ma com'è possibile che il Dio Altissimo, l'Onnipotente, si è fatto uomo? E com'è possibile che Dio, il Figlio di Dio incarnato, prolunghi la sua azione nei sacramenti, nella Chiesa, con tutti i suoi limiti? Ma la fede cristiana è questa,
è un rapporto fisico con Dio, perché Dio ha voluto instaurare una relazione fisica con noi. Vedete cosa dice la fine del Vangelo di oggi, no? Bellissimo. Da tutta la Giudea, da Gerusalemme, dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie, quindi erano dei bisogni fisici, altro che filosofie o tradizioni, no? Cose della mente o cose che riguardano lo studio. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla, ascoltate, questo è importante, tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. In latino è virtus, una virtù, un dinamismo, una potenza che guariva tutti. C'è un rapporto, da quando Dio si è fatto uomo, il nostro rapporto con Dio non può esulare dalla fisicità, sia perché noi gli presentiamo i nostri bisogni così come sono, anche quelli psichici e le malattie fisiche e i problemi spirituali naturalmente, cioè le possessioni e i disturbi che vengono dal demonio, sia perché è fisicamente che noi lo incontriamo nel venire in chiesa, nel ricevere la Santa Eucaristia, nel confessarci e quindi dire i nostri peccati con la voce e il sacerdote li ascolta con le orecchie. C'è una relazione fisica con Dio. E nella santa umanità di Cristo è presente tutta la pienezza della divinità. E quello che era nel suo fisico, prima che egli ascendesse al cielo, è passato adesso nei segni sacramentali della Chiesa. È straordinario questo. Ed è quello che discrimina, che distingue il cristianesimo da tutte le altre religioni, da tutte le altre fedi. Il cristianesimo senza Cristo fisico e sacramentale non ha senso, perché non è una filosofia. E non è una tradizione. E sono tentazioni della vera fede quelle di trasformare il cristianesimo in una filosofia o in una tradizione. E questo Gesù, che è Dio e che pure ha bisogno di pregare per scegliere i suoi dodici. Abbiamo ascoltato, no? In quei giorni Gesù se ne andò sul monte, il monte, luogo, no, noi saliremo a Santo Iaso, il luogo che di per sé umanamente evoca la salita verso il cielo, la salita verso l'alto, verso l'altissimo che è Dio, se ne andò verso il monte a pregare e passò tutta la notte pregando il Padre. Quando fu giorno scese a sé i suoi discepoli, chiamò a sé i suoi discepoli, chiamò, li chiamò, e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. E che noi sappiamo che apostolo poi acquisterà nei primi anni della Chiesa un altro senso, cioè l'apostolo era colui a cui il Signore risorto era apparso. Però qui, in questo passo di Luca, poi è lo stesso autore degli Atti degli Apostoli, appartenere ai dodici ed essere apostolo è quasi sinonimo, cioè è la stessa cosa. Quindi chi viene chiamato non può non essere annunciatore, non può non essere anche inviato, apostolo da apostello greco, che vuol dire inviare. Ecco, non si riceve una vocazione per stare soli con se stessi. Si riceve una vocazione per portare Gesù agli altri, per ripetere la sua opera, per essere il suo prolungamento. Non solo, ma poi quanti erano coloro che scelse Gesù? Ecco, attorno a Gesù la gente, fate attenzione, questo è molto bello, era come a cerchi concentrici, no? C'era la folla, poi c'erano i discepoli,
poi i dodici, all'interno dei dodici c'erano tre prediletti, Pietro, Giacomo e Giovanni, e poi c'era Pietro, il capo degli apostoli. Perché ne sceglie dodici? Dodici come i dodici patriarchi, che hanno dato origine alle dodici tribù del popolo della prima alleanza. Quindi questi dodici sono il fermento del popolo della nuova alleanza. Cioè tramite loro, tramite la loro predicazione e il loro annuncio, gli altri devono ascoltare, credere e diventare popolo di Dio, diventare il nuovo Israele, diventare la nuova assemblea, la nuova adunanza, Kahal, chiesa vuol dire proprio chiamati a voce, quindi radunati. La chiesa è il nuovo Israele e i dodici sono dodici perché devono costituire un nuovo Israele, un nuovo popolo della nuova alleanza. Com'è meraviglioso, carissimi, tutto questo. Com'è bello sapere che Dio tra i suoi discepoli sceglie alcuni perché siano il fermento della crescita di tutto il suo popolo e che il suo popolo, tramite gli inviati, gli apostoli, tramite i pastori, è il prolungamento quasi fisico, sacramentale appunto, della sua presenza nel mondo, che salva e che libera e che consola, e come il corpo fisico di Cristo ha per madre Maria, così anche il corpo mistico, il popolo della nuova alleanza, ha questa madre spirituale, questa madre comune che rappresenta il modello di tutto quanto il popolo. Lei possa con la sua preghiera sostenerci e guidarci. Così sia.